un biscottino. Grazie. Ok, grazie. Bentornata a queste nostre conversazioni periodiche con il sindaco di Montemurlo Simone Calamai, bar Laura, via Livorno 42, muniti rigorosamente di Green Pass, quindi per questo siamo senza mascherina fluorescente all'interno del bar, per parlare di riqualificazioni urbane, perché notizia proprio di queste ore avete approvato un progetto di recupero di un'area per quanto riguarda via Perugia, via Milano. Sì, abbiamo approvato proprio nel Consiglio Comunale scorso un progetto unitario che permette di andare a riqualificare una porzione del nostro territorio che in questo momento non è in buone condizioni, anzi è, diciamo, un'area nel quale è presente un edificio fatiscente, in cattive condizioni, abbandonato ormai da tempo, che invece attraverso questo progetto rivedrà una nuova luce, una nuova vita, verrà recuperato con dimensioni ridotte, mantenendo fede a quelle che sono, diciamo, le forme originarie di questo edificio, apportando in zona quindi notevoli benefici, un recupero degli spazi, parcheggi, marciapiedi, una messa in sicurezza dell'incrocio tra via Perugia e via Milano, apportando con recupero nuovi servizi, quindi ci potranno essere nuovi fondi di tipo commerciale, negozi di vicinato che quindi contribuiranno all'arricchimento di quelli che sono i servizi su via Milano. Quindi sicuramente un intervento che consente di recuperare una porzione del nostro territorio comunale e, con lo strumento della perequazione, far atterrare, spostare i volumi, diciamo, che rimanevano in altre aree del comune, in particolare in via Bozzi, dove verrà realizzata una piccola villetta bifamiliare, e in via Puccini, dove verranno realizzati circa 300 metri quadri di produttivo che andranno, insomma, nella direzione di poter essere spazi ancora per le nostre industrie e le nostre attività. Ecco, questo non è l'unico intervento urbanistico che il Comune ha approvato, di riqualificazione, perché c'è un progetto che riguarda anche Villa Barzano. Sì, c'è stato anche un progetto riguardante Villa Barzano. In questo caso si va a fare una piccola variazione di quello che è il piano di recupero. La proprietà prossimamente partirà con il recupero di questo edificio significativo del nostro territorio, e i miglioramenti sono stati apportati in particolare a quelli che sono il sistema degli spazi esterni e a quella che è la distribuzione dell'immobile. Il recupero dell'immobile consentirà di andare a definire completamente questo importante isolato di Montemurlo, posto tra via Barzano, via Ancona e via Moro, e soprattutto avere poi quegli spazi pubblici, la grande area verde che si affaccerà su via Moro e che sarà sicuramente un'area significativa per i cittadini, insieme a quelli che sono gli altri esercizi che saranno, insomma, realizzati, tra cui un tratto di pista ciclopedonale. Ecco, a proposito di patrimonio edilizio, il Comune recentemente ha emanato un bando per quanto riguarda la ricerca, la disponibilità di alloggi per l'emergenza abitativa. Sì, il Comune di Montemurlo, abbiamo voluto pubblicare questo avviso, che è un avviso che chiede ai vari proprietari presenti sul nostro territorio di poter mettere a disposizione per la vendita o l'affitto di alloggi liberi e ovviamente anche senza vincoli, per destinarli all'edilizia residenziale pubblica o comunque all'emergenza alloggiativa. Ci tenevamo, era importante farlo, agganciarsi a quello che è il percorso che la Regione Toscana sta promuovendo. Come Comune Montemurlo volevamo provare, appunto, a chiedere queste disponibilità alla vendita di questi alloggi. È l'avviso in corso, ci sono ancora diversi giorni per partecipare, speriamo possano esserci domande di partecipazione, perché il tema della casa è un tema centrale. Purtroppo abbiamo visto che la pandemia, oltre che peggiorare alcune condizioni di vita per ognuno di noi, ha peggiorato anche in alcuni casi le situazioni economiche, quindi il bisogno della casa, che è il primo diritto che ognuno di noi dovrebbe appunto avere, purtroppo un tema caldo sul quale bisogna lavorare con forza. A proposito di sociale, qui il bando è già esaurito, però ricordiamo che il Comune ha messo a disposizione nuovi fondi per l'emergenza Covid, e in questo caso non sono più fondi alimentari ma vanno appunto per gli affitti. Sì, abbiamo voluto con circa 70.000 euro lavorare ancora una volta nella direzione di aiutare chi ha bisogno. Per noi questa è una priorità
lo abbiamo detto, lo ripetiamo e non ci stancheremo di dirlo, perché riteniamo veramente questa una delle prime cose che il Comune deve fare, quindi aiutare chi ha bisogno. In questo caso con questi 70.000 euro abbiamo consentito a tante famiglie di avere dei contributi sull'affitto e anche sulle bollette che pagano. Benissimo, e con queste ultime parole, ricordando un intervento molto importante per quanto riguarda il sociale del Comune di Montemurlo, noi chiudiamo questo nostro appuntamento con il Sindaco Calamai e naturalmente un arrivederci ancora con il Sindaco ad un prossimo caffè da Montemurlo. Thank you.